Teatro Porta Portese, appena terminato lo spettacolo Six Femmine, molto liberamente tratto da una commedia musicale, che oltre che commedia è anche qualcosa tra il giallo, il noir. Ecco, siamo qui insieme ad Anna Maria Ghirardelli, che lei non vuole che io la chiami regista, quindi la chiamerò attrice, insegnante, e poi che altro? Costumista, educatrice, diciamo psicologo, ecco. Sostegno, eccetera, eccetera. E Führer, soprattutto Führer, ecco, grazie. Commedia musicale liberamente tratta, stavamo dicendo, da una commedia di Roberto Mas, da cui è stato tratto anche un film. Veramente, ragazzi, siete stati splendidi. Io vi ho visto l'ultima volta un anno e mezzo fa, stavo dicendo così al vostro Führer. Davvero, proprio detta così. Davvero, sì, e da quel... cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, io ho assistito un anno e mezzo fa all'opera, sì, tratta dall'opera Da Tre Soldi di Bertolt Brecht. Siete veramente cresciuti, mi è veramente piaciuto questo spettacolo. Credo, insomma, che a questo punto ormai si imponga di definire il nome di questa compagnia finalmente teatrale. Ancora no, dopo 7 anni, perché questo è il saggio del 7° anno, saggio di fine corso, adesso però questi tempi biblici, verso i 25 anni di corso noi pensiamo di costituire attività, appunto puntiamo ai 25 anni, ecco, questo più o meno la nostra, facciamo queste nozze d'argento e facciamo compagnia. Allora, sintesi del lavoro, siamo molto stanchi, oserei dire sfiniti, abbiamo altre cose da correggere, però ha funzionato. Effettivamente è stato emozionante rendersi conto di quanto si è cresciuti nel tempo. Se io penso a quello che succedeva un po' di anni fa, è abissale, perché questa sera ho visto veramente che stava accadendo tutto, cioè non c'era, come dire, non c'era più nulla che non accadesse in quel momento, ed era quello a cui tendevamo. Adesso io passo la parola facendo una specie di domanda buffa a ciascuno degli altri. Gabì, se tu non fossi stata Gabì, chi avresti voluto essere stasera? Il pianista. Il pianista. Il pianista. Forse Mamì. Molto bravo. Perché? Mamì per il tono ironico, per la simpatia, insomma, del personaggio, perché mi piace molto appunto la parte ironica. Avrei fatto sicuramente Mamì, ma comunque avevo un'eccezionale controfigura, per cui era comunque impossibile arrivare a lei, questo. Come era impossibile d'altronde arrivare a me, miei cari. Ok. Mamì, chi avresti voluto essere? La cornice, perché quell'interpretazione è unica. Abbiamo avuto un piccolo dramma. Sì. No, non lo so, forse Gabì invece, ecco. Sì, perché è bella. Quando si esprime in scena è molto bella. Credibile. No. Allora, adesso non posso fare l'incrocio un'altra volta, quindi vado a caso. Chi avresti voluto essere? Io? Uh-huh. Il regista. No, okay. A parte gli scherzi. No, vabbè, avrei voluto essere sicuramente Marcel. O Pierrette. Pierrette, solo che trovare un 46 con il tacco 12 sarebbe stato un po' un problemino, insomma, a parte gli scherzi. E tu, Pierrette o Marcel? Io. O Marrette, non lo so. Io non lo so, perché questo era il ruolo che volevo, essere sincero, perché mi piaceva come sfida, quindi, però se proprio dovessi scegliere un altro ruolo, molto probabilmente Mamì. Mamì? Sì, mm-hmm. Sì. Mamì. Tutti vogliono Mamì. Tutti vogliono Mamì, possiamo fare. Ed ora quindi andiamo di qua. Louise, chi avresti voluto essere? Beh, io Mamì, anch'io. Ancora? Oppure? Augustine. Anche se devo dire, come Nicoletta, è troppo difficile. Ma come? Sì, c'aveva un tono troppo alto, troppo... No, ma sono bello, sono felice. Ti sento come un
me tutte le notti sul perché. Sento scricchiolare il perché. E tu che hai Augustine. Vabbè, ho altri 20 Pierrette. E Chanel? Io volevo fare Chanel perché è quella intelligente, e quindi è chiaro, l'ho scelto e effettivamente era quello che volevo fare. Esattamente, ma questa domanda, tutti, allora, infatti Chanel la prima cosa che ha detto, ah che bello, questa è intelligente. L'anno scorso non hai mica fatto il ruolo di una tontoloide? No. Così dice, questa è intelligente. Beh, ti addice. D'altronde io bella e ricca, tu sono intelligente. Io bella e ricca e tu sono intelligente, giustamente. No. Volevate fare tutti mami perché era l'unico che sta sempre seduto. Bravo. Bene, parte le cose. La cosa che sono state dette molto importanti è che in realtà però per ciascuno è stata una grandissima sfida. L'ha detto implicitamente Stefania. Stefania è molto brava nel comico e in questo ruolo di comico non è che ci fosse poi tanto. E quindi è stato il superamento di un altro tipo di limite. Lavorare poi, che è molto passionale, fisica, lavorare su una borghese fredda, che era l'opposto. Infatti questi ruoli in realtà non sono i ruoli a cui si andrebbe istintivamente, cioè se venisse fatta una distribuzione abituale, sono ruoli, dunque questo è uno spettacolo di impianto classico, borghese, non c'è nessun tipo di ricerca particolare, diciamo è assolutamente un modo per assumere le modalità di questo codice, no? E che restituisce la modalità di questo codice. Sì, però diciamo anche la trama, almeno in parte. Diciamo la trama in parte, no, ma soprattutto il problema... No, il problema grave però è che la trama è estremamente complessa. Possiamo soltanto dirvi che c'è un omicidio che scatena una serie di tensioni, velamenti e disvelamenti in una casa semi-isolata, una splendida casa semi-isolata, non so se avete visto anche la nostra scenografia, molto bella. Esatto, è per questo che... una casa nobile, molto elegante, che rimane isolata, siamo sotto Natale più o meno. E da qui poi si sciolgono una serie di situazioni, si intrecciano una serie di situazioni che disvelano la vera essenza di ogni personaggio, che portano poi a questo finale di cui ovviamente non vi diciamo niente. Esatto, una cosa di questo genere. Comunque insomma, grande sfida, ognuno ha lavorato proprio sul proprio limite, anche questa volta ritengo che ci siamo riusciti e abbiamo fatto qualche cosa che obiettivamente al pubblico piacerà.